Ciao ragazzi, bentornati nel nostro appuntamento con i preferiti del mese. Oggi lo faccio in soft spoken perché era da tanto che non facevo un video in soft spoken. Sarà un very soft spoken alternato a un quasi whispering perché mi piace così. Allora, stiamo parlando di maggio 2018. Prima, doveroso il saluto alla mia amica Velia. E troverete molto presto anche il suo video online, o forse è già online, non lo so, però guardate comunque perché in genere lo facciamo uscire quasi contemporaneamente. Allora, inizierei dalla canzone del mese. La canzone del mese sono due canzoni. Allora, la prima è degli Urban Strangers, non so se li ricordate. Gli Urban Strangers sono un gruppo, un duo di ragazzi napoletani molto giovani, sui 16 anni, 17, che sono stati scoperti da un talent, se non erro, X Factor, credo X Factor. E a me piacevano moltissimo. E la canzone in questione, Non So, che è il loro primo singolo in italiano, mi piace moltissimo. Mi sono divertita anche a riproporlo con la mia chitarra, questa qua. E vedete un brevissimo video anche sul mio profilo Instagram. E l'altra canzone invece è molto più estiva, più chill out, diciamo, si chiama All the Stars di Kendrick Lamar e SZA, che non so chi siano, però è una canzone bellissima che mi dà un sacco di carica, quindi io vi invito ad ascoltarla. Poi, domanda numero 2, film o serie TV del mese? Come al solito vi parlo di serie TV e devo dirvi che a maggio ho continuato a seguire La Casa di Carta, che però non ho ancora concluso, e ho iniziato anche la seconda stagione di 13, 13 Reasons Why, che non ho ancora concluso e porterò a termine molto presto, anche se non mi sta facendo impazzire quanto la prima serie, la prima stagione. Terza domanda, capo del mese. Ce l'ho qua. Questa camicia. In questo cotone che sembra quasi lino. Me l'avete vista indossare in un video. È appunto una camicia in cotone garzato, quasi lino, azzurra e bianca a righe. Mi piace tantissimo perché la posso mettere sia chiusa che aperta con una t-shirt sotto e funge quasi da giacchina per la sera, anche durante le serate estive. E a maggio l'ho rispolverata e utilizzata tantissimo. La presi l'anno scorso da Piazza Italia pagandola tipo 5 euro. Molto bella, secondo me. Fa un po' stile marinaro. Da Piazza Italia non sempre trovo cose che mi piacciono, però ci vado sempre a fine saldi perché ci sono degli affaroni a volte, come questa camicia appunto. Poi, smalto del mese. Questo qua di Essence. Essence. Che fa parte del set di smalti sobri regalati dalla mia amica. Questo qui è il numero 110 Pure Faction ed è uno smalto effetto gel di questo color rosa cipria, rosa confetto, un po' tendente al perla, carinissima la confezione con le ciglia e questo corpo, insomma, con su scritto Natural Beauty ed è un colore elegantissimo che sta benissimo sulle unghie e immagino che starà ancora meglio con l'abbronzatura. L'ho usato tanto nel mese di maggio e lo utilizzerò sicuramente ancora di più in estate perché mi piace tanto il contrasto unghie chiare, mani abbronzate.
Passiamo oltre e arriviamo alla domanda numero 5, che è il cibo del mese. Allora, il cibo del mese è lo yogurt greco. Vi ho detto già la scorsa volta che ho variato la mia colazione, quindi ora la mattina mangio lo yogurt greco con la frutta secca all'interno e un cucchiaino di miele e due fette biscottate integrali con la marmellata. L'altra volta vi ho parlato della marmellata, stavolta vi parlo dello yogurt greco. Io compro quasi sempre il Fage 0% di grassi, che è uno yogurt molto magro, molto proteico. Ha un costo non indifferente superiore a 1 euro per confezione da 170 grammi, quindi capite che dovendolo mangiare ogni giorno la spesa non è proprio irrisoria. E quindi vado sempre alla ricerca di nuovi yogurt. Stavolta ho provato anche questo. Di questa marca Selex che ho trovato in un supermercato spesa più. Costa 79 centesimi, ha un ottimo apporto proteico, 0% grassi, sempre 170 grammi e insomma costa quasi la metà ed è buonissimo, non ha nulla di diverso dal Fage, quindi se vi piace lo yogurt greco provate questa marca. E io a volte, quando per esempio mi ritrovo a fare sport di sera tardi e torno a casa, magari non mi va di appesantirmi se sono le 11 di sera, quindi mi mangio uno yogurt greco con la frutta secca e il miele anche per cena. Un'ottima scoperta per me che non mangiavo assolutamente yogurt. L'accessorio del mese è molto particolare e sono molto contenta di mostrarvelo. Allora, è un paio di occhiali da sole. Questi occhiali sono molto particolari e bizzarri, si stanno usando parecchio. Li ho presi su Amazon perché erano sfizio e infatti costano pochissimo, tipo 8 euro, 7,50 euro. E sono questi qua, questi occhiali un po' da diva, che vi faccio vedere indossati. Che ne dite? Per me sono stupendi, chiaramente sono super plasticosi, sono questi occhiali cat eye. Io sicuramente li utilizzerò moltissimo quest'estate perché secondo me sono fighi. Magari se vi interessa chiedetemelo così vi lascio il link giù dell'info box del venditore Amazon, va bene? Di questo è il mio accessorio del mese di maggio, ma sono certa che lo sarà anche per i mesi a seguire. Prodotto del mese è questo qua. A me piacciono tanto i rumori degli spray. Come vedete, è un prodotto di Avon della linea Footworks ed è uno spray rinfrescante per i piedi all'estratto di cocco. Io lo adoro, cioè quando rientro a casa dopo una giornata stancante con le scarpe da ginnastica e questo caldo, mi spruzzo subito questo sui piedi, mi dà un effetto rinfrescante immediato, oltre ad avere un'ottima profumazione di cocco, che come sapete io adoro. Sicuramente lo potete trovare anche nei prossimi cataloghi di Avon, quindi se volete provare un buon prodotto rinfrescante per i piedi, io vi consiglio questo, lo adoro.
Mentre per quanto riguarda Doccia Time, ho una confezione di bagnoschiuma vuota da mostrarvi, l'ho tenuta apposta ed è questo. È un bagno doccia di Yves Rocher al cocco, erano 200 ml e io li ho finiti tutti. Non mi piace per niente il cocco. L'ho mangiato questo bagnoschiuma, anche perché sapete, d'estate col caldo si fanno più docce, quindi sto consumando molti più prodotti per la detersione in genere. Poi sono bellissime queste confezioni, super pratiche da portare anche in palestra. Magari ne prenderò qualcun'altra. Make-up del mese, vi mostro una bella combo Avon, e non sto sponsorizzando Avon in questo video, ve lo giuro. Voilà, a partire, hanno l'eyeliner di New York Colors, e questo qui a penna che mi avete visto utilizzare anche nel Get Ready With Me scorso. È un eyeliner in penna nero, molto facile da applicare. Vi siete meravigliate di come sia brava ad applicarlo, ma in realtà è veramente di banale utilizzo, quindi provate questi eyeliner in penna. E sto utilizzando molto l'eyeliner ultimamente, ovviamente insieme al mascara. Questo qui è il Volume Mascara di Avon, mi piace abbastanza e ha questo scovolino qua bello cicciotto prende tanto prodotto e in curva volumizza abbastanza le ciglia. Sulle labbra sono andata a utilizzare due prodotti che danno sì un po' di colore, ma meno diciamo invasivi di un rossetto, una tinta, perché inizia a fare veramente caldo. E ho preso questi due di Avon della linea Avon Matte, e abbiamo il Tempting Mauve. Questi sono super morbidi, super confortevoli, e il Rose Awakening, che è veramente da mattina, molto estivo. Li sto utilizzando parecchio perché mi danno un po' di colore, ma non mi appesantiscono troppo, non mi fanno sudare le labbra, ecco. Poi l'evento del mese è stato la festa di San Nicola a Bari, che è una festa molto sentita, e dove partecipo ogni anno con i miei amici, perché si va a vedere, insomma, le luminarie, i fuochi d'artificio, si mangia il panino con la carne, il panino con il polipo, si sta davanti al mare in centro, quindi è una festa molto sentita, con molta partecipazione, e io ci vado ogni anno con i miei amici perché ormai è una tradizione anche nostra. Poi la tart del mese, ho utilizzato ma poco questa qui che vi avevo fatto vedere già la scorsa volta, la Autumn Glow di Yankee Candle. Però più che altro sto utilizzando le candele di Ikea, e questa qui è una delle candele estive di Ikea dell'estate 2018. Moltissimo, perché ha una profumazione proprio fruttata, super estiva, e la sto utilizzando tanto. Poi queste durano veramente molto, 17 ore, ma io penso anche di più, sinceramente. Ok, l'ultimo
l'ultima domanda è il commento del mese. Ho scelto un commento di Giulia Caggia sotto il mio ultimo roleplay medico, quello della visita sportiva che vi linko qua. E mi scrive: la cosa più bella della giornata. Mi metto a letto e trovo il connubio perfetto, Alessia è roleplay medico. Ti prego di farne altri, sono i miei preferiti. Un bacione e complimenti ancora. Mi è piaciuto il fatto di arrivare a fine giornata ed essere felice di trovare un mio video, veramente mi riempie di gioia e anche orgoglio per quello che riesco a fare nel mio piccolo per voi. Grazie Giulia di questo meraviglioso commento. Bene ragazzi, anche questo mese è andato. Grazie per seguire sempre con affetto e partecipazione questa rubrica. Sono contenta perché è una cosa, un progetto a cui tengo molto e che continuerà ancora per molto, mi auguro. Quindi tante carezze a voi, vi auguro un buon proseguimento. State tranquilli che ogni problema, tutto sommato, prima o poi, è destinato a risolversi.